Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Farming Simulator 19. Allora amici, proseguiamo con la nostra serie su Farming che come detto farò un po' off camera e un po' in live. Nella scorsa puntata appunto in live abbiamo riniziato una nuova partita posizionando diciamo la fattoria, che in realtà devo ancora posizionare però comunque in una zona molto più comoda al negozio e a tutto quanto, visto che a quanto pare non si possono teletrasportare i mezzi diciamo dal negozio alla farm, quindi dovete tenere in considerazione ovviamente anche questa cosa qua. Quindi al momento abbiamo questi due campi, il 20 e il 21. Il 20 l'abbiamo appunto preparato in live con la soia, il 21 invece l'abbiamo comprato, era già pronto per la raccolta con del frumento. Quindi il mio terreno è questo qua, ve lo faccio vedere sulle terre. Questi qua sono appunto i due terreni che abbiamo al momento a disposizione. Qua per l'appunto abbiamo il negozio, poi eventualmente decideremo dove diciamo andare a posizionare la nostra farm. Magari si potrebbe prendere questo terreno qua, che sembra che questo abbia tanto spazio, anche questo che è subito accanto, di modo poi da posizionare tutti gli elementi per la farm. Io al momento non la posiziono perché tanto non ci serve nell'immediato. Aspettate che qua avevo iniziato a caricare la legna, perché in realtà avevo tirato giù un altro albero anche per provare, visto che sono nel nostro terreno, e quindi lo volevo appunto caricare. Poi non ho fatto in tempo diciamo off camera, quindi vabbè, tiro via giusto questi pezzettini che ho caricato su e andiamo diciamo a caricare il nostro frumento, perché tra un po' l'operaio rimarrà a secco diciamo col silo interno della trebbia, e quindi dobbiamo andare. Allora, ho risolto il problema delle ruote che adesso risterzano normalmente. Vedete, se io giro tornano in posizione come è giusto che sia, perché in live mi aveva dato quel problema. Ho controllato perché effettivamente c'era stato un problema proprio del gioco, che mi aveva rilevato non so come un volante che io in realtà non ho, e quindi mi considerava diciamo lo sterzo automatico del volante, che giustamente in realtà io non ho, e quindi mi dava quel problema lì, per cui riavviando il gioco diciamo è andato a posto. Vediamo così anche un po' il particle. Dove sta andando, zio? Ah, no, ma fermati un attimo a scaricarmi per piacere prima, fermati. Oh, bravo, ok, stai fermo un attimo qua. Ah, direi che il particle comunque mi sembra decisamente migliorato, anche questo particle appunto del frumento, anche come diciamo si riempirà il nostro cassone. Dovrebbe essere come nel vecchio farming, diciamo principalmente dal lato dove scarica. Noto, vedete, questi movimenti strani che sinceramente mi hanno lasciato un attimino perplesso sulle ombre. Calcolate, io sto giocando con le impostazioni al massimo di tutto praticamente, non so se riesco a farvelo vedere da qua. No, da qua no, perché devo farlo dal menu principale. Comunque vi posso insomma assicurare che sto giocando con le impostazioni massime su qualsiasi filtro, comprese le ombre, l'anti-aliasing e tutto quanto, per cui mi gira benissimo il gioco, perché mi gira a 60 fps, ma come detto ha queste ombre veramente che fanno un effetto strano in alcuni casi, che mi hanno lasciato un attimino perplesso sinceramente. Però vabbè, questa è una cosa che magari poi sistemeranno probabilmente con i prossimi aggiornamenti. Allora io continuo a far andare il nostro operaio per l'appunto in campo. Qua avevamo comunque seminato tutto, è cresciuto prima di là perché è stata la parte che ho seminato prima, qua ho dovuto finire di coltivare, però comunque dovrebbe essere anche questo in crescita. Sì, come vedete leggermente sfalsata la crescita di questo campo, ma poco ci interessa. Allora, una cosa che volevo fare sul negozio era sinceramente, siccome giustamente qualcuno di voi nei commenti mi ha detto guarda che c'è la seminatrice, che è poi quella che utilizzavo anch'io nel 17, che coltiva anche contemporaneamente, quindi non devi stare lì a fare il lavoro di preparazione del campo, che è una cosa sicuramente molto utile. Per cui vediamo un attimino se troviamo, dove sono, io mi perdo sempre cose, veicoli no, attrezzi, seminatrici. Oh, perfetto, mi sembra forse questa, esatto, senza coltivazione, senza la necessità di arare, che costa 30.000. Mi fa praticamente un po' tutte le culture, da quello che vedo, e gli servono un 110 cavalli. Ok, quindi questa qua direi che secondo me va più che bene.
Questa seminatrice per me va più che bene, quindi io questa assolutamente la compro. Ok, non possiamo, diciamo così, configurare nulla, ma direi che assolutamente la compriamo. Perfetto, e possiamo ritirare il veicolo al negozio. Ora, io vorrei, visto che a questo punto l'aratro e vabbè, questa seminatrice comunque la tengo, si sa mai. Qua abbiamo il Fiat, ok. Qua cosa abbiamo? Allora, ecco, questo qua facciamo un bel ripristina. Come me lo ripristini così, perfetto. Ok, e vorrei riportare anche questo, perfetto. Quindi, diciamo, aratro e coltivatore li riportiamo in negozio. Poi portiamo un attimo anche... Cosa stiamo usando? Sì, allora possiamo riportare il Fiat tranquillamente, così ci andiamo a prendere la seminatrice. Perfetto, così noi scendiamo un attimo e andiamo semplicemente a prenderci. Oh, perfetto, il Fiat. Allora, quindi io direi che andiamo a vendere i due attrezzi, innanzitutto. Cioè, vedete che ombre strane. Si vedono ogni tanto che fanno dei movimenti, non lo so, non mi convincono. Non vi so dire, ma boh, non è che mi convincano particolarmente, però. Ho detto, oh, poi magari sarà l'impressione mia, non lo so. Ma fatto è che non mi convincono. Allora, questo lo vado a portare qua. Perfetto. Ok, questo lo scarichiamo qua. Ottimo, così lo vendiamo direttamente al negozio. Vediamo, dovrebbero anche pagarcelo di più vendendolo direttamente qua al negozio. Ciò che piglio il palo. Bellissimo però sto Fiat, mamma mia, spettacolare. Allora, ok, vai. Dunque, vendi? Assolutamente sì. Ok, grazie. E dopodiché andiamo a prendere anche l'altro e vendiamo anche l'altro, così almeno tengo la seminatrice e siamo a posto. Poi potrei vendere anche l'altra seminatrice, perché per l'altra dovrei preparare il campo avendo venduto gli attrezzi, anche perché per il momento vorrei andare al risparmio, visto che sono appunto da solo, perché vorrei fare qualcosina prima in single player per capire un attimino le meccaniche nuove, poi anche delle erbacce, di tutte queste cose qua. Che avevo comprato anche un super mega aratro. Cioè, guardate qua che roba. Ok, un'altra cosa che mi ha lasciato particolarmente deluso, l'avevo detto appunto anche durante la live, è il fatto che purtroppo i trattori ancora una volta non hanno IC, non hanno controlli interattivi. Anche questa è una cosa che non mi spiego molto sinceramente come scelta degli sviluppatori, anche perché tutti diciamo praticamente tutti i veicoli moddati che abbiamo visto su Farming 17 avevano tutti l'IC, quindi è una cosa veramente normale nelle mod inserire l'IC. Non capisco perché non l'abbiano messa qua, sinceramente, anche perché non è di sicuro una cosa che appesantisce chissà quanto il gioco, mettermi degli script che in visuale interna mi permettono di aprire finestrini e quant'altro, per cui non quantomeno io non l'ho visto. L'IC sinceramente non l'ho visto, non c'è, per cui mi ha lasciato un attimino delusa, ecco, questa cosa, come anche l'assenza della season. Io sinceramente la season me l'aspettavo tantissimo, magari attivabile e disattivabile come le altre opzioni diciamo dedicate al realismo, però me l'aspettavo sinceramente. Ok, portiamo quindi la nostra nuova, anzi però già che io sono qua, sono un pirla, la ricarico già. E almeno sono belle che tranquillo. Ricarica, guardate, figata però che si apre, si riempie di semi. Allora, vedo che il Fiat ce la fa con questa seminatrice, quindi va bene. Dovrò poi andare un attimino in giro a vedere appunto quale terreno è il migliore per ospitare effettivamente la nostra farm, perché questo è già strapieno di edifici e quindi anche la mia farm non mi ci sta. Per cui devo assolutamente trovare un terreno dove abbia anche un ricovero attrezzi, dove ci stia, insomma, un ricovero attrezzi e quant'altro, perché mo sto sbolognando tutto qua in giro perché non mi ci sta nulla, quindi va bene. Ok. Perfetto, andiamo dall'operaio che vediamo di
Fargli scaricare il tutto. Ok, giriamo di qua e andiamo di qua. Vai. Ok, aspettiamo che arrivi. Ok, allora lui mi ha già scaricato un bel po' di frumento, quindi io inizierei direttamente ad andare a vendere questo, ma qua ci sono erbacce, no? Ok, fertilizzato 199, devo anche fertilizzare poi qua, Va bene, noi intanto iniziamo ad andare a vendere, così vediamo un attimino anche un pezzo, diciamo, della mappa, perché io questa non l'ho mai vista, quindi l'ho scoperta e la sto scoprendo in realtà insieme a voi. Almeno vediamo un po' com'è questa mappa. Dunque io posso andare dritto e poi vado lassù in cima a destra. Ok, tanto dovrebbe essere qua vicino. Ok, ecco l'Air Ranch, finalmente si inizia a vedere. Qua abbiamo anche un'altra. Ah, è un maneggio questo, sì. Questo qua è un maneggio perché vedo la salto ostacoli. Eh sì, questo qua è un maneggio. Però cavalli non ne vedo da qua. Vediamo. Ok, ecco, finalmente siamo arrivati al ranch. Alleluia, ci ho messo veramente, veramente una vita. Ho dovuto farmi tutta la montagna. Porcaccia, però è stato bello, devo dire, veramente una bella caratterizzazione della mappa. E quindi vediamo di vendere finalmente il nostro frumento. Perfetto. Avvia scaricamento. Ecco qua il frumento ed ecco i soldi che appunto vengono dati, diciamo così, a noi. Sì, anche qua non mi fa impazzire la texture qua del finale dello scarico. Comunque abbiamo guadagnato 5.706 euro dal nostro, diciamo, primo raccolto, che non è assolutamente male. Beh, con le luci di notte fa, sulla luce hanno fatto veramente un gran lavoro, eh. Sulle luci veramente guardate i riflessi, cioè i riflessi che hanno le luci sui materiali sono spettacolari. E a questo punto direi che possiamo anche fare noi, diciamo così, finire noi il campo con l'attrebbiatura, così almeno vediamo anche, diciamo, come funziona. Ok. Accendiamo. Ok. Perfetto. Ok, guardate anche l'attrebbiatura che bella la sera, mamma mia. Uno spettacolo, però. Veramente, veramente figa. Ok. Andiamo anche un attimino con la vista interna. Anche la luce, diciamo, dall'interno è realizzata veramente bene. Mamma mia, questa è un'immagine epica. Ok, buono. Così che almeno anche questo campo è completato. Magari adesso per la paglia, siccome per fare le balle ho bisogno di parecchia tecnologia, parecchio costosa, per il momento magari prenderò il carro, quello autocaricante, dove la caricherò, diciamo, sfusa e poi magari la vendiamo per il momento. Ok, quindi qua abbiamo fatto tutto, qua abbiamo quasi riempito. Allora, questo adesso lo vendo qua al ristorante. Perché sinceramente non ci voglio andare fino a ranch per vendere questo po' di frumento che ho.
E così con i soldi guadagnati, diciamo, in questo primo raccolto, possiamo, secondo me, comprarci anche già il carrellone, quello per appunto per caricare sulla paglia. Ok, vediamo quanto ci darà. Ci darà sicuramente molto meno. Ok, e beh, comunque mi ha dato sempre 3.435, quindi buttale via. Anzi, questo magari lo parcheggio di qua. Perfetto. Ok, questo per adesso lo lasciamo imboscato qua dietro. Cassone per il foraggio, raccoglie erba, paglia o fieno. Può essere anche riempito con la pula. Ok. Sì, mi va benissimo questo. Perché poi questi sono 34.000 litri, però è un po'. Siamo un po' tiratini coi cavalli, perché 120 cavalli ho paura che poi facciamo veramente troppa fatica. Quindi stiamo sullo Strautmann, così andiamo, diciamo, tranquilli. Anche qua non ho possibilità purtroppo di personalizzare, ma questo direi che ci va assolutamente bene. Ok. Mamma mia, i riflessi di notte, ragazzi, le luci di notte mi fanno impazzire, eh. Questo veramente, veramente sono fatte bene ed è da sottolineare, insomma, questa cosa che con le luci in particolare veramente hanno fatto un grandissimo lavoro. Guardate che riflessi che abbiamo, mamma mia. Tanta tanta roba, da quel punto di vista. Come detto, non mi convincono un po' le ombre. Poi magari mi saprete dire anche voi nei commenti, ma sinceramente le ombre non mi convincono un granché. E poi, come detto, ripeto, ci sono un po' rimasto male per le cose che sinceramente mi aspettavo di vedere, le davo veramente per scontate, a parte il terreno dinamico, ma appunto il discorso degli sci, della season, della more realistic, insomma tutte mod che sono ormai veramente mod storiche di Farming Simulator, me l'aspettavo veramente di default, visto che hanno messo comunque delle mod come il ground response, il dirt, insomma un po' di cose le hanno messe, mi aspettavo sinceramente che mettessero anche quella. Non me la tiro sulla paglia perché devo abbassare, giustamente. Ok, vediamo se me la tira su. Sì, perfetto. Benissimo, così almeno vedete qua ci possiamo tranquillamente tirare su la nostra paglia. Almeno non va buttata e non ho speso quanto fare, diciamo, le baglie, quindi tutta la tecnologia per le balle, che peraltro non so neanche se ho un trattore che potrebbe mai tirarsi dietro comunque una come si dice, una macchina appunto per fare le balle, ma non credo. Ok, ragazzi, allora qua abbiamo già praticamente riempito il nostro carrello appunto con la paglia. Non so ancora bene dove la possiamo poi vendere. Al finile, giustamente, la possiamo vendere solo al finile, che dov'è? Tanto per essere curiosi, a parte ce la pagano pochissimo, però va bene. Dunque, naturalmente al finile, vediamo dov'è in mappa. Ah, beh, subito qua. Beh, questo ci va anche bene perché ce l'abbiamo qua vicino, quindi qua potremmo sfruttare questa cosa e puntare molto sulla tecnologia delle balle perché appunto possiamo vendere tranquillamente qua vicino. Va bene gente, allora dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Farming Simulator 19. Siamo andati avanti, abbiamo completato appunto tutto il nostro campo di frumento e poi la prossima volta ovviamente andremo diciamo giù di soia e raccoglieremo questa. Naturalmente nel frattempo se mi anche l'altra in questo nuovo campo. Quindi io vi dico come sempre di lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!